internet, no? Tu vai a vedere che su internet c'è di tutto, gli esercizi li trovi, ti piace, ma l'esercizio è funzionare a quello che tu vuoi fare, a quello che tu hai in testa come modello, perché sono bellissimi. Voi avete visto gli esercizi stasera, magari vi sono piaciuti, mi spero di sì, magari vi sono piaciuti quelli di Mario, spero di sì. Poi li andate a fare, ma avete dei ragazzi che possono farli? Avete gli stessi ragazzi che abbiamo io e Mario? Punto di domanda. Nell'azione, quella che si chiama azione educativa, azione didattica, uno dei processi di programmazione di base è che non è ripetibile mai. Io insegno a scuola, io ho la programmazione, vi garantisco che è la stessa tutti gli anni quando la scrivo, vi garantisco che alla fine non ottengo quasi mai gli stessi risultati. Stesso professore, due classi diverse, risultati differenti. L'errore può essere mio, nella somministrazione, ho sbagliato gruppo, ho sbagliato proporre, ho sbagliato di ricezione, non erano adatti. Non lo so, lo devo ragionare. L'errore di cui ha parlato Luciano è un processo fondamentale dell'apprendimento. Chiedete al ragazzo, hai sbagliato? Sì, ma hai sbagliato perché non hai visto, hai sbagliato perché hai sbagliato a dare la lunghezza, quindi non ho visto che arriva il compagno, mister, di percezione. Non sono riuscito a dargliela, volevo dargliela, l'ho visto, quindi non è di percezione, ma è un errore tecnico, ho sbagliato, gliel'ho data corta. Errore di scelta, invece di darla a Diego, che era da solo, che potevo dargli la palla, la do a un altro da un'altra parte. E ho fatto una giocata sbagliata, ma l'errore mi dice perché il mio calciatore ha sbagliato e mi dà uno strumento potentissimo a me per intervenire. Se poi supportato dal video, non dimenticatevi che questa è la generazione dell'apprendimento visivo. Sapete, io e me erano grandicelli, juniores, sapete come facevamo le giocate su palla inattiva? Gliele appendevo dallo spogliatoio. Loro entravano, i primi due allenamenti, io sono subentrato a dicembre, il primo incarico che ho fatto dall'allenatore abilitato, mi guardavo sul deficiente. Gli ho chiesto, cosa fai? Niente, le palline attive. Mister, ma non le abbiamo ancora viste, tu intanto inizi a lasciare lì. Sapete come mi ha detto di studiare anatomia il mio prof? Fatti i poster e appenditeli in camera. Quando incominci a girare, vedi le robe e te le ricordi. Ma ha anche detto di parlarmi così sulla mano perché sosteneva che qui ci sono dei recettori al suono. Non lo so, io l'ho fatto, mi sono laureato, quindi non so se funziona. Questa non te la ricordavi? Magari l'ha detta per prendermi in giro, non so, io l'ho fatto per voi. No, è vero? Bene, l'importanza quindi diventa anche modellizzare quello che ho da fare, perché un modello mi permette di darmi un'idea di quello che ho davanti, se no io continuo a parlare di aria fritta. Però facciamo i corsi e ci dicono, modello, quale modello? Quello fisiologico? Quello di quello che succede condizionale? No, quello lo lasciamo al preparatore atletico. Fermi, ce l'avete tutti il preparatore atletico? Siete sicuri che il preparatore atletico lavori come ce l'avete in testa voi?